Ragazzi, ecco, voi un nuovo video. Questo video è stato fatto sulla mia amica Cavietta che mi presta sempre le unghie. Mi piace la nail art ed è arrivata lei proprio con la scelta di questa nail art. Ho deciso di registrare il video. La struttura non è perfetta come al solito, sulle altre non mi viene bene come su di me, però fa niente. A me è piaciuto lo stesso e ho deciso di caricarlo. Come prima cosa prendo il mio corallo di Fluo di Life, che è stupendo, è molto molto coprente, ormai lo conoscerete anche benissimo a memoria. Prendo lo spot e inizio a fare un French. Io ovviamente prima ho fatto tutta la ricostruzione, compresa la bombatura. Se usate ovviamente il gel, mettete in lampada a catalizzare. Se usate gli smalti, aspettate che questi asciughino. Non ho usato su di lei un cover perché a lei il cover a volte piace, a volte non piace, quindi ormai è lei che mi dice: guarda, si metti il cover, ma non metti, fai French così, fammi il colore così, fammi la nail art così. Viene abbastanza preparata, quindi sceglie lei le cose. E quindi sceglie, ha scelto senza cover. Abbiamo fatto appunto il French più alto per questo motivo. Fare un French sorridente, stendere molto bene il prodotto, coprire la punta perché sennò lo stacco sta malissimo e mettete in lampada a catalizzare. Come avete visto invece sull'anulare abbiamo fatto un monocolore bianco e ho utilizzato quello di Gelish che uso veramente spesso come bianco, che ho un semipermanente classico, perché sapete che i semipermanenti possono essere usati come gel colorati nella ricostruzione. Una volta steso mettete in lampada a catalizzare e sul monocolore bianco va fatta anche la seconda mano. Se usate gli smalti, ovviamente non nella ricostruzione, ma gli smalti scusate, a sé, aspettate che asciughi. Lei voleva una cosa molto colorata, voleva dei pois molto più grandi rispetto al solito e voleva utilizzare gli altri colori neon. Quindi ho pensato appunto di abbinarli accostando un colore, cioè il primo pois di un colore e il secondo di un altro insieme. Ovviamente voi potete scegliere di metterli come volete, metterli a caso, farli più grandi, più piccoli, insomma potete scegliere voi come ovviamente farli, più vi piace. Vi do un consiglio, essendo comunque gel, prima passate un pennello pulito sulla superficie del monocolore, così almeno toglierete un po' di strato dispersivo e così il colore che utilizzerete tenderà ad non allargarsi, scusate. E niente, iniziamo con i nostri pois, li allarghiamo un pochettino, li facciamo più grandi. Una volta fatta tutta la superficie, li mettiamo in lampada a catalizzare. Se usate gli smalti, basta prendere dei colori simili e aspettate che asciughi. Una nail art molto molto colorata, molto molto allegra, e questa nail art è stata fatta sia sull'anulare che sul pollice. Tra altre cose, la mia amica Cavia è anche incinta, quindi sono molto contenta di questa cosa, mi fa molto felice questa cosa. E vi ricordo che comunque la ricostruzione può essere assolutamente fatta in gravidanza, basta seguire alcuni accorgimenti, basta che il ginecologo comunque sia d'accordo. E l'importante è che al settimo mese venga tolta, perché si deve andare in ospedale senza la ricostruzione sulle unghie e se durante la gravidanza si hanno dei problemi sarebbe consono toglierla, perché almeno vedono il colore del letto dell'unghia. Nonostante si abbia su una ricostruzione anche un French, non va assolutamente bene. Però sfatiamo il mito che durante la gravidanza non può essere utilizzata la ricostruzione. Infine sto sempre testando, oltre sul semipermanente, anche proprio nella ricostruzione, il Super Shine, che ha un Crystalac, che è un semipermanente di Crystal Nails, che è senza dispersione, è molto lucido e non crepa assolutamente. Ottimo, mi sta piacendo tanto, anche se, come vi ho già detto in un altro video, preferisco il Top Seal, questa è una valida alternativa. Questo è il risultato finale, spero tanto che vi piaccia e al prossimo video. Un grosso bacio a tutti quanti, ciao!